possiamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad un altro appuntamento. Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, c'è bisogno di continuare a sognare e a sperare che il domani possa essere migliore. Oggi a Dai Sogni ai Fatti con la Patti ci farà compagnia una professionista che si occupa di editoria, di teatro, di cinema e di eventi culturali in genere, e recentemente ha pubblicato il romanzo Marta, un soffio di vita. Sto parlando di Daniela Mer. Benvenuta dai Sogni ai Fatti con la Patti, Daniela. Ciao, come stai? Buongiorno a tutti, grazie Patti, benvenuti e benvenuta con me e con tutti. Tutto bene, si tira avanti, si va avanti. Tu Daniela ti occupi di moltissime cose, quando ti sei resa conto che la tua passione, nello specifico per la scrittura, ti avrebbe accompagnata quotidianamente diventando anche poi il tuo lavoro? Guarda Patrizia, io me ne sono accorta direi da subito, perché sin da ragazzina con delle amiche, un po' per scherzo, un po' no, abbiamo creato una sede di un giornale che era dedicata alla compianta rockstar Prince e si chiamava New Power Generation, come la sua band. Sì. E noi abbiamo proprio creato un giornale e ti parlo ormai di più di 20 anni fa, eravamo poco più che 20 anni, quindi comunque ero ancora all'università, e abbiamo creato questa fanzine e io avevo il sogno di fare la direttrice editoriale, e quindi con questa mia amica facevamo tutto noi, no? Quindi scrivevamo gli articoli, entravamo in contatto con gli uffici stampa, con le testate giornalistiche, e quindi è lì che ho fatto la mia esperienza. È stata proprio una palestra sul campo, nato per gioco, perché comunque ero attirata da questa cosa e sono entrata in contatto con un mondo poi importante, un mondo musicale a quei livelli, quindi ho dovuto da autodidatta imparare l'inglese e tutto quanto, e questa palestra in realtà poi mi ha fatto realmente capire che era quello che volevo fare, che era quello il mio modo di stare al mondo, comunicare con gli altri, comunicare idee, passioni, condividere delle cose. E poi naturalmente avevo capito che avevo bisogno anche di imparare una lingua come l'inglese, che mi permettesse poi di avere tutte le porte aperte per parlare con tutti. E quindi poi più avanti, dopo la laurea, ho fatto anche un master sia in inglese che in spagnolo, e anche questo mi è servito. Quindi da un'idea pazzerella, fanciulle giovanile, in realtà poi piano piano si è sviluppato tutta la mia professione e tutti i miei studi. Poi pian piano sono andata sempre più avanti e mi sono sempre più specializzata, quindi ho fatto anche, mi sono specializzata anche in ufficio stampa e quant'altro, perché una cosa è scrivere sui giornali, un'altra cosa è fare l'ufficio stampa, un'altra cosa è fare altro. Quindi come tu ben mi insegni, sono diversi modi, è un unico lavoro, però ci sono varie facce per riuscire a fare un lavoro abbastanza complesso. Devo dire che comunque un bel debutto è stato il tuo, allora. Infatti ti assicuro che entrare così in contatto con una realtà internazionale e con persone che non erano il massimo della simpatia, no? Voglio dire, lì c'era ovviamente albagia e presunzione, quindi entrare in quel mondo è stato scioccante, ma una vera palestra di vita proprio, anche non solo professionale, perché ho imparato un mestiere che poi in realtà forse alla fine è realmente così, cioè un mestiere lo si impara sul campo, facendo partire da una propria idea, e quindi imparando a sapersi muovere in questo mondo complicato che è la comunicazione. No. E quindi sì, è stato scioccante, ma è stato anche esaltante, è stato bello, molto bello anche.
Marta, un soffio di vita è il tuo ultimo romanzo, come accennavo in apertura, ed è la storia di una anaffettività autodistruttiva che non trova pace. Sì. Cosa racconta e come nasce l'idea di realizzare questo progetto? Allora, sempre partendo da un'idea, da una cosa che io ho realmente visto, cioè il libro è liberamente ispirato ad una storia vera, ovvero conoscevo una persona che ha vissuto una depressione autolesionistica in seguito ad una anaffettività genitoriale, una bambina che non ha ricevuto amore e che quindi non è riuscita a costruire una sua personalità, un proprio equilibrio interiore. Questa l'ha portata ad essere profondamente infelice e a vivere il rapporto con se stessa e il rapporto con gli altri assolutamente in una maniera sbagliata, che è poi sfociato in una depressione con gesti di autolesionismo. Tutto questo io l'ho visto in una persona vera, reale. All'improvviso, ormai più di 2 anni fa, mi è tornato, poi io ho abbandonato la nostra amicizia con questa persona, è terminata per tanti motivi, e anche forse per questi motivi, perché una persona che non sta bene con se stessa non riesce a star bene neanche con gli altri, quindi in realtà io questa persona mi ha allontanato e di conseguenza mi è venuta in mente questa cosa. Allora io, proprio è una storia che ha bussato alla mia mente, allora io ho pensato di naturalmente cambiare nomi, cambiare ambientazioni, cambiare luoghi dove è ambientata tutta la storia, quindi farla rinascere come storia, però prendendo spunto da questa esperienza che io avevo vissuto, anche perché poi, come la persona reale, anche la protagonista del mio libro chiaramente nega di avere un problema psicologico e che quindi ritiene di non aver bisogno anche di un supporto psichiatrico, e questo io l'ho ben accentuato anche nel libro. Quindi il percorso di vita della protagonista Marta Renzulli è un percorso accidentato da tante cose, e quello che ho voluto io sottolineare è stata il miracolo del soffio di vita che comunque ha resistito all'interno dell'anima, della mente di questa protagonista. Lo ritengo un miracolo o un senso di salvezza che comunque c'è in ognuno di noi, ma comunque, nonostante la protagonista viva aggrappata ad un soffio di vita, quello del titolo appunto, miracolosamente, dopo varie vicissitudini che le accadono, lo continua a tenerla accesa questa fiammella che io ho chiamato soffio di vita, e che naturalmente poi, vabbè, è chiaro che c'è dovuto essere un finale, ho dovuto io crearmi un finale, non quello della realtà, ma un finale mio personale che io sono stata costretta comunque poi a mettere. Ma in realtà per me era molto importante mandare un messaggio comunque di tenacia, certo, di consapevolezza femminile, di coraggio verso tutte le donne che combattono anche, e che nonostante possano indossare tacchi, tailleur e rossetto rosso e sorrisi, questo non significa che al loro interno, nella loro mente, nella loro anima, non stiano vivendo un conflitto psicologico, un conflitto loro che le porta ad essere in conflitto con se stesse e quindi poi con il mondo. Quindi era per me importante riuscire a mandare un messaggio di tenacia e di non arrendersi verso le donne, perché certo, tante difficoltà. Certo, è un po' anche come, diciamo, l'intento di questo mio programma, no? Nonostante le difficoltà che nella vita tutti viviamo quotidianamente, il coraggio comunque di continuare a sognare, perché i sogni ci rendono vivi.
Assolutamente, Patrizia. Il titolo del tuo bellissimo programma in radio è assolutamente pazzesco e mi ha davvero colpita tantissimo, perché ho capito che quello che io come professionista ho nella mente, lo hai anche tu come giornalista, e quindi mi sono ritrovata in questo titolo del tuo programma. Io sono molto felice di averti qui con me, proprio perché grazie. Tu con il tuo romanzo, io ecco appunto nel mio piccolo, con questo piccolo spazio dove mi piace ospitare persone che comunque grazie ai loro sogni sono arrivati ad essere quello che poi in realtà sono, no? Assolutamente. Quindi mi fa assolutamente. Molto... Prego, vai. Sì, Patrizia, in realtà è davvero importante, perché nessuno, come naturalmente anche a te immagino, a me nessuno mi regala niente, mi ha regalato niente. Come tu ben sai, il mondo della comunicazione è un mondo difficile, dove non si guarda in faccia neanche alla propria mamma, e quindi si va avanti soltanto con la propria forza, con la propria, con il proprio desiderio di realizzare i propri sogni, e con la propria determinazione. E con la propria determinazione, nonostante per carità anch'io abbia tuttora delle porte sbattute in faccia, delle sconfitte, però io non le prendo in maniera negativa, ma le prendo con una consapevolezza di dire ok, d'accordo, forse ho sbagliato qualcosa, allora forse è meglio che vivo di qua, giusto di là, mi preparo meglio di là, voglio dire, trasformare sempre una piccola sconfitta tra virgolette in un motivo in più per andare avanti. Credo che sia l'atteggiamento migliore. Esatto. Nella tua lunga carriera, Daniela, hai partecipato a vari premi letterari e qualche anno fa hai anche ricevuto una menzione d'onore per il premio Emozioni 2018 dell'Associazione Eterna Edizioni con il racconto Il silenzio del cuore. Qual è invece in questo caso il messaggio che hai voluto lanciare e che, a giudicare dal riconoscimento che hai appunto ottenuto con questo romanzo, è arrivato direttamente, insomma, no, al pubblico? Assolutamente. Il silenzio del cuore, come dice il titolo, è tornando sempre alle problematiche del sapersi confrontare con gli altri, del sapersi relazionare con gli altri, che è una cosa davvero difficile, e molto spesso sia uomini che donne naturalmente silenziano il proprio cuore per non permettergli di soffrire. Così, mettendo una barriera, in questo modo si riesce poi a non soffrire, perché la società, appena mettiamo piede fuori dalla nostra comfort zone, dalla nostra casa, dalla nostra abitazione, noi ci troviamo ad affrontare un mondo e il mondo non ci fa sconti. Di conseguenza, silenziare il cuore ci permette di non buttarci troppo nelle storie, di volerci credere ma non fino in fondo, sia quelle sentimentali che quelle lavorative, che quelle con i propri figli, ci permette di rinunciare. E la parola rinuncia è una cosa davvero bruttissima. Molti uomini e molte donne, in modo particolare le donne, rinunciano perché hanno paura del giudizio degli altri, perché hanno paura del giudizio della società, e allora silenziano il proprio cuore per non buttarsi nella mischia. E quindi era importante per me mandare anche questo tipo di messaggio, il messaggio che ogni essere umano non dovrebbe mai autocensurarsi per paura di, così non si soffre più, per paura di non soffrire, così magari non mi giudicano gli altri e così vivono in un limbo protetto da loro stessi. Silenziamo il cuore, silenziamo il cervello e non soffriamo più, ma in realtà
non soffrire più significa non vivere più. Certo. Perché vita significa anche soffrire. Sofferenza, certo, certo. Anche sofferenza, certo. Come prima anticipavi, Daniela, tanti sono anche gli artisti che hai seguito e che continui a seguire con il tuo ufficio stampa. Sì. Questo è un periodo molto difficile per il nostro settore. Assolutamente. Tu, come pensi si possano gestire a lungo termine queste difficoltà legate al contatto con il pubblico, che per noi è l'anima dell'arte? È l'anima. Dell'arte in genere. Assolutamente, assolutamente. Sia il teatro, sia anche il cinema, sia l'editoria, qualsiasi campo richieda il contatto con il pubblico, sta soffrendo in una maniera assoluta questo distanziamento, che è un vocabolo davvero devastante. Mai ci saremmo immaginati di arrivare ad un distanziamento. Io penso che in questo preciso momento i tanti bistrattati social, il tanto bistrattato smart working, lavoro da remoto in italiano, ci permette di restare ancora in contatto con gli esseri, con i nostri simili. Però fare un'intervista da remoto ci sta anche bene, e questa ce la stiamo purtroppo vivendo, ma farla dal vivo, farla con una telecamera che ci inquadra e con constatare le emozioni negli occhi degli artisti, degli autori, degli artisti di teatro, anche quando si fanno le conferenze stampa per le proiezioni, per le anteprime dei cinema, e c'è tutto il cast, e dover andare lì e comunque indossare la mascherina, che ci impedisce poi davvero anche di parlare e di farsi capire dall'altro, che sembra che siamo diventati anche un pochettino un po' tutti sordi, perché non ci riusciamo a capire. È chiaramente una situazione che non potrà andare avanti per molto tempo. Ecco perché poi, perché il teatro non può tenere un posto sì e tre no. Lo stesso cinema, anche se vai a cinema, se non riempi la sala, il gestore della sala del cinema riterrà inutile tenerla aperta la sua sala. Stesso discorso per le presentazioni dei libri. Se non si trasmettono le emozioni di un libro cartaceo, assolutamente non ha senso. Non ha senso. È vero che esistono gli ebook, ma un libro letto su un ebook, su uno strumento digitale, non è la stessa cosa come tenere in mano un libro stampato su carta. Quindi è un momento difficile. Io voglio pensare, voglio veramente credere sempre, proprio perché credo alla positività, ci credo, credo alle buone notizie, credo all'atteggiamento propositivo, che tutto questo tra non molto passa e che quindi possiamo ritornare di nuovo a trasmettere le emozioni dal vivo e non sempre in smart working. Io stessa faccio anche formazione. Se io devo far formazione attraverso un PC sarà diverso, è diverso, io me ne rendo conto che è assolutamente diverso di quando io facevo formazione con dei workshop, dei corsi che ho fatto sia a Roma, sia a Napoli, a Milano, quindi in tutta Italia, nelle maggiori città. E una cosa era trasmettere, insegnare un qualcosa dal vivo, dove un qualcuno mi chiede un qualcosa e io glielo spiego a voce da vicino, e un'altra cosa è farlo attraverso un PC. Purtuttavia è la nostra unica salvezza in questo momento. Non possiamo far altro che incrociare le dita e sperare che passi presto questo momento. Sì, momento dovrà passare, sai Patti, in realtà ogni cosa ha un inizio e ha una fine. E ha una fine, sì. Sono e tutto ha un inizio e una fine, quindi la parola fine noi abbiamo pensato che era a giugno. Ora sembra di nuovo un momento, un picco alto, ma sicuramente poi andrà scemando e prima o poi passerà, quindi, perché tutto è sempre passato questo mondo, ogni cosa che è accaduta agli esseri umani poi è sempre passata, quindi dobbiamo semplicemente resistere. Sì. Del tuo ultimo romanzo vorresti realizzare anche un lungometraggio.
Sì, mi piacerebbe naturalmente. Vero. E sai perché, Patti? Perché in realtà si presta molto ad una versione da fiction o da film, perché ha molte ambientazioni, ci sono molti capovolgimenti di fronte, quindi passiamo da un, posso dirlo, da un set all'altro, e di conseguenza questo richiede una versione filmata, certo, della storia. E esatto. Poi è una tematica molto, come dire, sempre attuale, voglio dire. Sempre attuale. Perché purtroppo ci troviamo di fronte proprio spessissimo a delle difficoltà relazionali che hanno radici proprio nei primissimi anni della nostra vita, voglio dire, no? Quando si hanno poi delle problematiche a livello relazionale, tutto è riconducibile ai primi contatti affettivi che ognuno di noi ha avuto nella propria vita. Io credo che un essere umano si sviluppi e si costruisca il proprio quadro con i propri tasselli fin da bambino, e quindi quando da bambino viene a mancare affetto, complicità, comprensione da parte anche di, non lo so, genitori severi, genitori troppo chiusi, genitori a loro volta con problematiche che si sono portati a loro volta dalla loro infanzia, quando viene a mancare tutto ciò, chiaramente si crea questo quadro, non lo si riesce a costruire, mancano dei tasselli. Tutto questo poi è come una catena che poi porta ad altre situazioni, ovvero la protagonista Marta Renzulli poi incontra un uomo anche che ha una personalità egoista e narcisista che poi sfocia in situazioni private loro. Quindi io in realtà passo anche in un'altra tematica, la tematica dell'uomo narcisista che attraverso il sesso riesce ad esprimere una personalità comunque contorta e a sua volta una inadeguatezza con se stesso. Quindi un eccessivo narcisismo e un autocompiacimento che chiaramente anche lì risultano come patologie. E quindi sono riuscita, naturalmente da un punto di vista mai medico, perché non sono un medico, ma da un punto di vista narrativo, a poter, diciamo, raccontare un po' tutte queste cose. La cosa che mi è piaciuta molto è che anche ora ci sono delle donne che mi mandano dei messaggini in privato e che mi dicono: la protagonista sono io, Marta sono io. Eppure sono delle donne assolutamente realizzate. Se le vai a vedere, sono delle donne che esteriormente o con la loro professione non ti fanno assolutamente capire quello che vivono. Certo, che dietro c'è. E quindi sentirmi dire grazie Daniela, Marta sono io, è stato il mio più grande riconoscimento. Significa che sono arrivata al lettore, che sono arrivata ad aver trasmettere un qualcosa. Certo, che possa essere comunque poi di aiuto a tutte quelle persone che vivono un'esperienza di questo tipo. Assolutamente, è così. Quindi questo mi ha fatto davvero molto piacere averlo scritto, sai, anche in maniera inconsapevole, forse non mi rendevo conto che stavo scrivendo un qualcosa poi di interessante, e questo mi ha anche ricompensata, perché scrivere comunque per me significa anche un attimo anche sacrificio, cioè scrivere comunque è sacrificio, è solitudine, è mettersi lì, perché anche se una storia è già nella propria testa, bisogna poi saperla incanalare in un racconto. Certo. E non è facile, bisogna sapere usare le parole giuste. Quindi io anche inconsapevolmente
credo di esserci riuscita, e questo mi fa piacere, come quando mi hanno fatto i complimenti quando c'è un artista che dove io ho colto il succo di tutta un'intervista, e allora se io l'ho colta quella cosa e poi l'artista mi richiama in privato e mi dice grazie Daniela, allora mi hai capito, questo per me è molto, molto importante, significa, è molto bello, significa che io sono riuscita a portare su carta o a portare dal vivo, appunto come dicevamo prima in un'intervista, o dal vivo o su carta, cartacea, online in questo caso, significa che io sono riuscita a cogliere l'essenza di quel personaggio, l'essenza di quella persona, l'essenza del lavoro di quella persona, e quindi questo per me è importante. Queste sono per noi le più grandi soddisfazioni, io credo. Assolutamente, assolutamente, perché poi parlare con una persona in privato e coglierne gli aspetti più importanti, più sensibili, questo è importante, fa parte poi della sensibilità di ogni giornalista, di ogni ufficio stampa. Certo, certo. E non tutti sono uguali, ovviamente. Non tutti sono uguali, diciamo così, una piccola dose, insomma così, di soddisfazione quotidiana, no? Ci fa sempre piacere, come dire, ci fa sempre piacere, assolutamente ci fa sempre piacere, e ci sta, è giusto che sia così anche, no? Certo, certo. Daniela, adesso nei fatti con la Patti io non posso esimermi dal porti la domanda di rito. Oltre al sogno di voler vedere realizzato appunto un lungometraggio del tuo ultimo romanzo, qual è un sogno che vorresti vedere realizzato così nell'immediato? Bene, allora io voglio puntare in alto. A me farebbe molto piacere avere una trasmissione in TV, in modo da poter parlare, da poter ospitare, direi tu sì, ma lo fanno in tanti. Sì, ma lo fanno in tanti seguendo comunque uno schema bello tranquillo, bello stabilito, no? E invece a me piacerebbe avere una intervista, fare delle interviste in televisione dove si parla di della persona, dove ci siano delle domande, non le solite domande, quali sono i suoi progetti futuri, parliamo come è stata la realizzazione di quella fiction, no, queste sono domande che ovviamente già fanno tutti, voglio dire, raccontami com'è stato girare il tot film, com'è stato, cosa ti è piaciuto del regista con il quale hai lavorato, no, perché questo già c'è, ovviamente ce ne sono di programmi tantissimi. A me invece piacerebbe porre delle domande diverse, fare delle domande un po' più intime nel senso di mettere un po' più a nudo la personalità di un artista, di uno scrittore, quindi di un regista, così. Quindi avrei questo sogno qui, è un sogno chiaramente grande, alto, però sai, Patti, ci sta. In fondo il sogno credo che supporta la nostra quotidianità. Chi non ha sogni non riesce a sopportare la vita banale. Io quando mi sveglio al mattino e non sogno e non creo e non costruisco idee, mi sento male, mi sento vuota, mi sento inutile, sento che è inutile per me vivere. Quindi supportare, portare avanti questi sogni, fossero anche irrealizzabili o che non si realizzeranno affatto, non è importante, ma riuscire a tenerli vivi per me è importante, significa andare avanti, significa contattare quell'artista, significa chiedere al suo ufficio stampa se vuole fare un'intervista con me, significa che quando mi contattano gli altri mi faresti questa recensione, mi faresti questo articolo, io lo faccio con piacere.
e constatare la fiducia che possono avere in me, ovvero mi raccomando non dire quello, mi raccomando non dire quell'altro, mi raccomando trattalo bene, per me significa non dirmele queste cose, significa che si fidano della mia professionalità e quindi sanno bene con chi hanno a che fare. Se gli altri mi contattano significa che sanno io come lavoro, non potrei mai far del male tra virgolette, certo, ad un artista, certo, mai ridicolizzarlo, metterlo in difficoltà. Per me questo non significa essere un professionista, ma significa capire, entrare veramente nell'anima. Quindi, tornando alla tua domanda, per me svegliarmi al mattino e immaginarmi di scrivere anche altri due libri dove venderò, dove ne saranno fatte delle fiction Rai o Mediaset, per me portare avanti questo tipo di sogno irrealizzabile quasi sicuramente al 100%, al 90%, non è quello importante, ma è importante per continuare a produrre. Per me portare avanti i miei sogni, sia pur eccessivamente alti, significa continuare a produrre, significa continuare a costruire idee. Molto bello, non potevi non essere mia ospite, visto che appunto sei una canita sognatrice quanto me, quindi sono molto felice di averti ospitata. Purtroppo Daniela, il nostro tempo a disposizione si è esaurito, grazie ancora per essere stata con noi, ti auguro buon lavoro, hai tantissimi impegni e quando avrai altre novità da raccontarci mi raccomando vieni di nuovo a trovarci, sei la benvenuta. La Patti vi abbraccia tutti virtualmente, ricordandovi di continuare a sognare sempre. Un abbraccio, sempre. Un abbraccio e grazie Patti, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ciao, a lunedì prossimo. Grazie. Con Radio Dream on Fly. Si vola in alto. Si vola in alto.